Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto è noia. Da Giovanotti a Laura Pausini, da Eros Ramazzotti a Tiziano Ferro, tanti altri, insomma 400 esponenti di cultura, musica e sarcazzo scrivono al governo perché siano approvate subito le unioni civili. Io voglio sentirvi su questo, voglio capire se siete favorevoli alle unioni civili, alla stepchild adoption, che è una roba che nessuno riesce a dire in questo cazzo di paese. Via, sentiamo, apriamo subito, andiamo. Roma. Io indiana. Lei è indiana? Cosa vuol dire? Sì. Non ho capito se lei è indiana dell'India o è indiana d'America. Cos'è lei? Un Cheyenne, un Apache, una Squaw, un Sioux? Che è lei? Italia poco. Italia poco. Si riferisce alle misure del cazzo, non ho capito. Cosa vuol dire Italia poco? Lei sa chi è Giovanotti? Sì. Chi è? Io. È lei Giovanotti? Non mi sembra proprio. Meno che non si sia fatto impiantare delle tube. Chi è Giovanotti? Vabbè, manna a fanculo un attimo Toro Seduto che mi ha rotto i coglioni. Vai, un altro, prendiamone un altro, via. No, io sono d'accordo. È d'accordo con cosa? Con l'unione civile. Con l'unione civile, anche sulla stepchild adoption? Sì, io sì. Perché? Spieghi. Ma perché secondo me due persone, cioè, per avere un figlio, che siano uomini o donne, cioè, l'importante è che ci sia amore, quindi cioè, è giusto che ovviamente la creazione può nascere solamente con una donna, ok? Non è che i gay vanno condannati perché esistono e quindi non è stato Dio, cioè, secondo me fanno parte di questa terra e quindi non vanno condannati per questo e quindi secondo me la religione li dovrebbe, cioè non dovrebbe condannarli, insomma. Va bene, dai, volemose bene, questa basta che c'è l'amore. Questa se piace certi asini arabi nelle dark room che vedrai, dai. Ma chi è lei? Io sono Bruciani, Radio 23 Centimi. Chi è? Bruciani, come te brucia il culo, Bruciani. Ma vaffanculo, che brucia da te, da scemo. E che cazzo sono, Giordano Bruno, Giovanna d'Arco? Andiamo a Roma. A Rompi? Sì. Tu sei strarompi? Cos'è che ha detto, non ho capito. Che sei, strarompi? Strarompi che vuol dire? Che mi rompe le palle. Va bene, io strarompo, lei strafanculo, un altro, via. Andiamo in Veneto, dove stiamo, Padova? Sì, Veneto. Guarda, non che dico mia quel che penso, perché se no... No, lo dica. No, lo dico, che è una cosa vergognosa. Perché? Perché? Dica, spieghi, argomenti. Perché? Andiamo contro natura. Andare contro natura, che già i governi che continua a tirare via piante, tira via cemento e continua a fare cemento, eccetera. Poi li fa le unioni civili, ben vengano. Allora, chi abbia le sue unioni civili, i suoi diritti, però figli da mantenere niente. Equiparare le unioni civili con le unioni normali è fuori da ogni discorso. Ma perché, perché lei pensa che due uomini possono mettere al mondo dei figli, secondo lei? Però li possono adottare. No, il dotatare è nostra, raga. Non fermo niente. Perché non è giusto? Chi lo dice? Io lo dico. Lei chi cazzo è, scusa? È lui che faccio la merda, calo. Si è offeso pure l'egocentrico di merda. Via, un altro. Che mi va a pensare? Non è quello che vogliono. Quello che vogliono chi? Come vogliono. Come vogliono? A lei non ne frega un cazzo. No. Lei sta lì, cucina. Sì, io vivo la mia vita e basta. Vive la sua vita e basta. E degli altri? No, fanno quello che vogliono. Non gliene frega un cazzo nessuno a lei. No, fanno quello che vogliono. Tutto quello che vogliono, anarchia completa. Per me. Adesso io vengo a casa sua, le cago sul pianerottolo e faccio quello che voglio. Ma che cazzo ride, scusi? Vabbè, a cosa serve la legge se no? Niente, la persona è remissiva, questo gli rubano il portafoglio anche in seggiovia, secondo me. Via, un altro. No, non ci tocco. No, ma io non sono preoccupato per lei, di lei non me ne frega un cazzo. Io sto parlando. Il cazzo te la metto al culo, ma lei cosa ne pensa degli omosessuali? Che no, si. Cazzo, tu un omosessuale, vaffanculo. No, a me piace la fregna per sua informazione. Pronto, via, cambiamo. Sentiamo Catanzaro. Io sono convinta che siano casi da valutare caso per caso. Non penso che si possa generalizzare sulla vita dei bambini. Ma questo legalmente lei come lo può esprimere, però? Ripeto, ci devono essere dei giudici con gli attributi in grado di giudicare. Quindi ci vogliono dei giudici con sotto un paio di coglioni, diciamo. Sì. Sicuramente, dal mio punto di vista. Lei conosce gay, frequenta gay? Purtroppo no, devo dire purtroppo. Perché mi stanno simpatici. Non che mi stanno simpatici, mi trovo delle persone sensibili che. Sì. Ma forse anche lì bisognerebbe valutare caso per caso, perché magari c'è il gay stronzo e gli hai simpatico. Ma come tra gli etero, appunto, dico, non è che sono tutti uguali, feroci, voglio dire. Poi il parere mio è che con chi c'è le abitudini sessuali degli altri non sono affari miei. Brava. Quindi c'è ognuno nel suo letto tra due persone adulte e accondiscendenti, possono essere dello stesso sesso. Quindi lei ha anche delle perversioni che magari mette in scena con il suo partner? Sinceramente no. Niente, che fate? Proprio chirichetta, missionaria e via, una volta, 5 minuti, lei si fuma la sigaretta, si guarda Facebook mentre ciulate, che fate? No, 5 minuti no, però preliminari,
Niente di strano però, mai ciucciato un piede, un paio di manette di pelo, niente, due schiaffi sul culo, la pecorina, niente. Ma lei è sposata, sì? Separata. Ma suo marito non si rompeva il cazzo, scusi, non gli veniva da sbadigliare. Manca la perversione, non so, un paio di tacchi, due autoreggenti, niente. Due botte via. Ma chiedo scusa, ma cioè, la cosa adesso mi sta, cioè, finché mi parla della legge, ok, adesso la cosa mi sta leggermente. E la mia domanda invece è, lei è una maiala a letto? No. Questa è la domanda. Per forza che è separata questa, fammo sciapuri vibratori.